e non passa più. Ah, ecco, perfetto. Persone andranno direttamente nelle Marche, i pullman dell'esercito li porteranno nelle Marche nelle prossime ore, una regione fortemente colpita che sarà aiutata. Ringrazio il primo ministro Edi Rama, ringrazio tutto il governo albanese, il popolo albanese per il secondo grande attestato di amicizia con un segno concreto di persone che andranno a salvare le vite dei nostri concittadini e allo stesso tempo aiuteranno i nostri medici, i nostri infermieri a prendere respiro dopo oltre un mese, circa 40 giorni di Italia in lockdown di lotta al virus che sta portando dei primi segnali positivi. Sono fortemente orgoglioso dell'aiuto che l'Italia sta ricevendo, è il frutto di una solidarietà che l'Italia ha dimostrato a tutti i popoli nel mondo, ma è soprattutto un grande cuore di tanti stati nel mondo, tra cui l'Albania, che non si è risparmiata e ha dimostrato non solo una grande amicizia, ma un grande senso di solidarietà. Dicevo all'ambasciatrice albanese che se andiamo a rapportare il numero di infermieri e medici arrivati dall'Albania col numero di abitanti dell'Albania, abbiamo una proporzione che è sicuramente la più alta tra gli aiuti ricevuti da infermieri, medici e operatori sociosanitari stranieri. Non ce l'avremmo mai fatta senza gli aiuti dall'estero ed è grazie a queste persone che stiamo, speriamo, vincendo la battaglia contro questo nemico indivisibile che è il coronavirus. Quindi grazie, thank you very much, grazie al nostro vice ministro degli esteri dell'Albania, parla benissimo italiano, lo ringrazio per l'aiuto, la disponibilità e per la sua presenza qui, accompagnato con questo aereo tutti questi infermieri che aiuteranno i nostri che sono al fronte in tutti gli ospedali italiani. Se salite, se no ci perdiamo l'arrivo.
macchine nostre.